detto prima, 1200 persone, una comunità che è una città nella città, è un'entità come una città, come 150 città in Abruzzo, che non superano i 1200 abitanti, quindi è come se noi stessimo evacuando una città con una conformazione anche molto particolare e con esigenze molto particolari. Ecco perché ci tengo a ribadire, nell'interesse di tutta la comunità e della città, che ferme restando tutte le azioni che si stanno portando avanti, ribadiamo che l'unica alternativa vera, reale al Delfico è il Delfico, cioè rientrare prima possibile all'interno della struttura, del classico convitto. Quindi dobbiamo assolutamente creare le condizioni giuridiche, nel pieno rispetto ovviamente del provvedimento che è stato emanato, che va affrontato, con cui ci dobbiamo misurare, ma con l'obiettivo di rientrare prima possibile all'interno della struttura. È vitale per la nostra città, è fondamentale appunto che si lavori in questa direzione, e lo ripeteremo continuamente come un mantra, perché è il messaggio che dobbiamo trasmettere intanto ai nostri ragazzi, agli insegnanti, a tutta la comunità che giustamente vede in quell'edificio, in quella struttura, più di un edificio, di un qualcosa di materiale, perché è veramente un presidio fondamentale per la cultura, per l'istruzione, per l'economia, per la vita cittadina e per la sua storia. Quindi questo è una espressione di volontà che in rappresentanza di tutta la comunità voglio ribadire con grande forza e determinazione, e lavoreremo per questo. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle scuole di competenza, chiamiamola così, comunale, quindi le scuole medie elementari, confermiamo ovviamente il percorso che abbiamo già avviato giovedì dopo nell'imminenza appunto del provvedimento. Quindi l'Istituto Teramo 3 con le scuole De Jacobis e San Berardo, che sono quelle interessate. In queste ore si stanno portando avanti tutte le verifiche amministrative, autorizzatorie per fare questo tipo di intervento. Quindi l'obiettivo è, per la prossima settimana, completeremo i sopralluoghi domani. Ci saranno degli interventi da dover fare, anche logistici ovviamente, perché garantiremo ovviamente l'attività didattica nelle ore della mattina, quindi nella ordinarietà, quindi non ci sarà alcuno sconvolgimento, diciamo, dal punto di vista dell'ordinarietà dell'attività didattica, e quindi è necessario fare dei piccoli interventi perché possano consentire già dalla prossima settimana di poter riprendere l'attività. E ovviamente lavoreremo per assistere, sia sotto l'aspetto del trasporto, del collegamento, che per il servizio mensa, ovviamente tutta la comunità scolastica che sarà interessata. Così come abbiamo confermato al tavolo, per quanto riguarda i convittori, i 52 convittori, che oggi, numero che ci è stato confermato oggi dalla preside, ringrazio i presidi ovviamente per il lavoro che stanno portando avanti, di lavorare su via Balzarini, quindi sulle strutture ATER di via Balzarini. Abbiamo ottenuto, come sapete, nella comunicazione che abbiamo fatto qualche giorno fa, sabato mattina, dalla Protezione Civile nazionale e regionale, l'ok giuridico, quindi la fattibilità giuridica per poter trasferire i ragazzi in quella struttura, che peraltro dialoga anche con l'università, e che ovviamente adesso richiederà però la fase logistica e di fattibilità tecnica, perché qualche problema c'è stato nel corso di questi anni e li conosciamo tutti, e quindi è necessario superare questa fase. Ma è l'unica struttura residenziale che ci consente di raggiungere l'obiettivo di conservare quel senso di comunità che ovviamente il convitto porta con sé, e tenere i ragazzi tutti insieme, anche lì assistiti ovviamente dai servizi adeguati.